Amici, amici, bentrovati a Cresta Alta, il podcast di Danilo e Federico Gallinari. We are live, ladies and gentlemen. Dani, oggi un ospite assurdo. Uno dei talenti della TV e della radio. Non so neanche perché abbia deciso di venire sul nostro podcast, ma è con noi Alessandro Cattelan. Sì, è andata alla grande. Hai visto? È stato bravo, dai. Possiamo tranquillamente scambiarci i lavori. Esatto. Occhio che arrivo, occhio. Sì, sì, sento. Come state? Tutto bene, tutto bene. Io connesso da Detroit. Io invece da Washington, che ho finito da poco allenamento. Sono rientrato in casa, nessuno dei figli piangeva e quindi vuol dire che è tutto sotto controllo. A quanto sei adesso? Due? Due, la bimba Anastasia ha 3 anni, a dicembre Rodolfo 2 mesi e mezzo. È appena arrivato, anch'io essendo che qui in Italia, invece io sono a Milano, essendo che qua sono le 10 passate, io ce le ho a letto tutte e due, messe a letto e tutto. Allora, abbastanza presto, perché io e mia moglie siamo abbastanza rigidi su questa cosa, quindi di solito vanno a dormire, allora diciamo alle 9 devono essere nel letto, poi magari possono leggiucchiare un po', possono leggere così, però alle 9 a letto con i denti lavati. Che bravi, noi un po' più tardi, un po' più comoda. Un po' a piacere. Sì, ma lo facciamo più che altro per noi, perché così poi almeno abbiamo un po' di tempo noi, ti stravacchi sul divano, sì, guardi un film, giochi alla play, fai un po' giochi alla play, attenzione, non finisci mai il film. No, ma allora, guarda, infatti lo schema fisso tra me e Ludovica è questo: bimbi a dormire, ok, poi diciamo, finalmente possiamo guardarci un film. Ci mettiamo quelle 5-6 ore per decidere quale film guardare, perché ti fai tutta la libreria di Netflix, di Amazon, tutto quanto. Esatto. Scegliamo un film, dopo 3 minuti lei si addormenta e io inizio a giocare alla play. Io spengo il film e inizio a giocare. Questo è lo schema fisso. A cosa giochi alla play? Esatto. Allora, fino a settimana scorsa stavo giocando, allora sono scarsissimo in tutto ciò a cui gioco, stavo giocando a Call of Duty. Però da settimana scorsa ho iniziato a giocare a FIFA e quindi sto facendo la carriera da giocatore. Esatto, hanno appena rilasciato il nuovo FIFA, oltretutto. Esatto, quello abbiamo fatto la presentazione insieme. Ma tu Fede a Call of Duty, se mica non facevi mica i tornei, eri mica io bravo. Streamavo Call of Duty su Twitch, streamavo FIFA Twitch, e Call of Duty. Sì, ci ho provato anch'io, poi mi prendevano per il culo, ho smesso perché ero veramente scarsissimo. Guarda, siamo in due. Io ero quello che lo riconoscevi perché in una piazza aperta, mentre tutti si nascondevano così, io ero quello che cercava di capire come aprire le casse e si aggirava. Esatto. Però adesso gioco a FIFA, faccio la carriera da giocatore, ho preso me stesso, mi sono messo dentro l'Inter e sto cercando di diventare un campione. Sei interista? Sì, ma infatti in questa conversazione purtroppo ci sono due persone che hanno una sfiga cioè, incredibile, che è quella di essere interisti. E ma c'è un conflitto in famiglia. Ma in realtà è Dani che è quello sbagliato, perché il papà è interista, eh? Tutta la famiglia è dalla parte giusta. Esatto. Io sono nato negli anni dove vincevamo solo noi, capito? Quindi era facile essere milanisti nel 88, 89, quegli anni lì, e quindi milanista. Guarda, io ho iniziato a seguire il calcio proprio 88-89, dove in realtà lo scudetto l'ha vinto l'Inter, poi non l'abbiamo mai più vinto per 18 anni, l'ha sempre vinto il Milan o la Juve, però 88-89 l'avevamo vinto noi e io sono diventato interista proprio perché mi ricordo da bambino, probabilmente mentre mio padre scanalava la televisione, ho visto festeggiare le maglie nerazzurre, mi piaceva il colore, c'era Nicola Berti che era bellissimo col ciuffo, tutto così, ho detto questa sarà la mia squadra. Spettacolo. Devo dire, guarda, che l'anno scorso ho tifato Inter in finale, sinceramente tifavo l'Inter, e devo dire che grande. Siete stati anche, secondo me meritavate anche, siete stati bravi, perché all'inizio, sai, tutti dicevano questi arrivano, ce ne danno 5. 6, sì, invece, sì. Invece è molto bella la finale. Sai, le finali alla fine sono sempre così, quindi è difficile. Sì, beh. Una finale.
È stata tosta, ma infatti, guarda, quella sera lì sono andato, mi ricordo, a dormire con orgoglio, perché comunque avevano giocato bene, anche lì si pensava di perdere, invece avevano giocato bene, quindi la sera ho detto, vabbè, dai Alessandro, ma sono stati bravi, grandi, così. La mattina dopo mi volevo buttare di sotto, cioè, la mattina dopo ero sotto un treno, però Ma vabbè, insomma. nell'ambiente tuo c'è più Inter o più Milan? O Juve Porca forse, non so. miseria, no, allora, sai che forse più Inter, sai? O perlomeno, sarà che me ne vengono in mente di più, però mi vengono in mente mille nomi di interisti. Allora, in realtà adesso con la nuova wave, tanti nuovi rapper, trapper, così sono milanisti. Vedo Galli, che sono Lazza, esatto. loro sono milanisti, però invece io sono ancora Aldo, Giovanni Giacomo, Ligabue, Valentino Allora, Rossi, io così mi ti vengono in dico mente più solo che interisti. in casa tra me e Leonora seguiamo il canale YouTube di Aldo Giovanni e Giacomo e ogni tanto lo mettiamo su e iniziamo a far andare gli sketch teatrali del trio Dei e sono corti, veramente. sì, dai, fotonici, fotonici. Cioè, Sì. lo sketch del bancomat, quello della macchina a Pizzo Calabro, cioè, dei pezzi Sì. incredibili. Al liceo mi ricordo che le avevo imparate a memoria, la roccia frana non è che fria, tutte quelle cose lì, sì, Sì, spettacolare. spettacolari. Fanno ancora la differenza, ragazzi. Yeah. Allora volevo togliermi una curiosità. Vai. Io, una curiosità, un po' se potevi raccontarci un po' la tua carriera, un po' come hai iniziato e come hai fatto ad arrivare a dove sei arrivato, dove sei adesso. Quindi, raccontaci un Ah, po' il tuo background. spettacolare. Allora, andavo a scuola, come la maggior parte È dei già lì, ragazzi. È già lì, no, non no, tanti. ho. L'ho puntualizzato perché non era scontato. Andavo a scuola. Andavo a scuola e a un certo punto, negli anni 90, c'era stato un boom di questi personaggi che si aggiravano per le scuole proponendo ai ragazzi di entrare nel mondo della pubblicità. E quindi dicevano, venite, in realtà era una truffa, credo, perché comunque chiedevano dei soldi in cambio, soldi non tantissimi che potevi dire non ce li ho, ma neanche pochi, cioè nel senso qualche centinaio di 1.000 lire, no? C'erano ancora le lire, pensa di che mondo vi sto parlando. E io insieme ad altri miei amici siamo andati a fare questi casting per fare delle pubblicità, loro si sono presi i nostri soldi, ci hanno garantito, vi faremo lavorare 2 o 3 volte al mese, così. Mai più sentiti, quindi avevamo dato tutti ormai per assodato che fosse una truffa, eccetera. 2 anni dopo mi chiamano a casa e mi propongono di fare. Lo guardavate il Festival Bar o siete troppo giovani? Ve lo Beh. ricordate? Io Ok, assolutamente sì, tu sei assolutamente sì. una pubblicità dentro il Festival Bar e io chiedo, ma che una telepromozione? Chiedo che telepromozione? Mi dicono quella dei succhi di frutta d'Herbie Blu. Io, che ero un grande fan del Festival Bar, mi ricordo che l'anno prima c'era questa telepromozione. Dove però chi la faceva erano dei ragazzi vestiti da succo di frutta che dovevano ballare sul palco in maniera vergognosa. E quindi lì per lì ho detto: guarda, no, cioè ballare vestito da succo di frutta, sinceramente passo, come se avessi accettato, ma no. Invece mi raccontano che era una cosa un po' più attoriale, dove si recitava. Eravamo 3 ragazzi che inseguivano Alessia Marcuzzi. Questo era il senso. Quindi l'ho fatta, poi mai più sentiti di nuovo, e poi era nato questo piccolo canale musicale che si chiamava All Music, che era nato per essere un po' l'antagonista di MTV, ma in realtà Music, sì, era mi ricordo. sì, il fratello povero, la sorella povera di All Music. E lì c'era un autore a cui avevano chiesto: guarda, se conosci qualche ragazzo che non ha ancora fatto televisione, uno non famoso, però qualche ragazzo sveglio, un amico, un parente, un fratello, un cugino, così. E questo ragazzo si è ricordato di me, mi ha chiamato e da lì sono partito, e poi da lì MTV, bla 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 bla. Però insomma, una serie di fortunate circostanze. Comunque, se nominiamo i presentatori del Festival Bar dall'inizio, Fede non li conosce assolutamente. Io me li ricordo uno a uno tutti gli anni. Da dove Fede. ti ricordi? Da dove ti ricordi? Io mi ricordo, vabbè, Amadeus. Amadeus, assolutamente sì. Amadeus, Fiorello e Alessia Marcuzzi. Fiorello e Alessia Marcuzzi sono quelli che mi ricordo meglio. Di più, era quegli anni lì, l'avevo fatto in quegli anni lì. Poi c'era stato, sì, Daniele Bossari, ebbene, ne hanno girati. Federica Panicucci, te la Ah, è ricordi vero, Federica Panicucci, sì. ma I adesso capelli lei più lunghi d'Europa. lavora ancora in televisione, fa ancora una trasmissione, no? E Non fa quello che lì da voi è il morning show. Fa bravo, un, sì, bravo, bravo, bravo. sì, sì, Bravo.
fa un programma la mattina presto presto, sì. Lo so perché tra le altre cose ci lavora uno dei miei migliori amici che si sveglia ormai da anni alle 4 del mattino per iniziare a fare... I programmi del mattino sono una mazzata tremenda, io non riuscirei mai a fare una cosa del genere. Io mi ricordo di essere venuto sul famoso balcone di NTV in Duomo, non mi ricordo in che anno, ero forse giocavo ancora a Milano, quindi avevo 17-18 anni ed ero venuto sul balcone, mi ero affacciato sul famoso balcone di MTV. Di TRL. Esatto. E poi è ritornato sul balcone a Sky quando abbiamo fatto il gioco di lanciare le pallonate Angry Birds, esatto. Che lanciavi delle cannonate, era una roba incredibile. C'eravamo dovevamo far canestro, non sono mai riuscito a far canestro, lo tirare all'indietro mi sembra, far canestro nel canestro che c'era giù nel cortile. Ma mi sa che quella volta lì stavamo, forse abbiamo fatto anche quello, ma stavamo giocando a una specie di Angry Birds, avevamo costruito nel piazzale sotto tutte delle casette con dei maialini come Angry Birds. Bravo. E io, lui e Maccio Capatonda lanciando dei palloni da basket dovevamo abbattere queste cose, non ce la faceva nessuno, a un certo punto è arrivato tuo fratello, a parte che ha preso la palla in mano, sembrava, per lui sembrava una pallina da tennis. Cioè noi a lanciarla a due mani, lui così, sembrava Zeus che lanciava i fulmini. No, una roba incredibile. Spettacolo. Sì. Cat, allora io so che hai fatto anche X Factor, no? Per tanti anni. E allora voglio che mi racconti questa esperienza e se hai detto che qualcuno spaccherà e poi ha spaccato, quindi se sei riuscito a trovare qualcuno. Allora, spaccherai lo si dice un po' di tutti. È un po' l'entry level, appena vedi uno, no, tu un grande, sarai un grande così. Intanto l'ho fatto proprio per tanti anni e mi sono reso conto. 10 se non sbaglio, 10 giusto? Sì, quando ho lasciato mi sono reso conto che comunque 10 anni vuol dire che c'era gente che ha iniziato a guardare X Factor al mio primo anno che aveva 10 anni e quando io ho finito ne aveva 20. Cioè che è un bel pezzo della loro vita. Mamma mia, sì, quella roba lì è impressionante. Che hanno spaccato della mia gestione, diciamo, di quei 10 anni lì. Maneskin, sicuramente, i più potenti poi. Che tra l'altro credo che siano lì da voi in questi giorni, perché li vedo su io Instagram. Sono andato a vederli in concerto con l'Eleonora, con mia moglie, a Boston. A Boston. Com'è stato? Bellissimo. Loro, a me, a parte che piacciono un casino, però siamo andati lì e praticamente ci becchiamo, facciamo il classico incontro backstage, scambio, sì, maglia, sì. Queste cose qua. Ci sediamo e chiaramente era in un teatrino molto piccolo di Boston, perché sai, comunque... Insomma, in America fanno posti piccoli, certo. Sì, esatto, sì. Quindi posto piccolo, c'era pieno, saranno state, non so, 3.000 persone. Piccolo il posto, 3.000 persone? Sì, sì, no, beh, rispetto a... Cioè, lui è abituato ai palazzetti. Esatto. Sì, e sì. A un certo punto ci sediamo, a un certo punto... Inizio a sentire un freddo della Madonna, mi vengono i brividi, resisto, a un certo punto gli dico alla Ele, ascolta, io sto male, qua dobbiamo andare a casa, non ce la faccio sì, più. Sì, avevi 40 di febbre. Venuti dei brividi della Madonna, sono arrivato a casa, avevo 40 di febbre. e mi sono perso praticamente tutto il concerto dei Maneskin, quindi è stata... Era la febbre da Maneskin. Sì. Che esperienza. Ma si può poteva essere bellissima, si è trasformata in un disastro. Ma lì Washington com'è? Tipo New York, che c'è un via vai di cose da fare, da vedere continuo, o è un po' più tranquilla? No, è un po' più tranquilla. Diciamo che rispetto a New York è un po' tutto più tranquillo, però è molto internazionale, è molto una città politica. Cioè qua quando tu vai in giro, chiaro, e chiedi a uno cosa fai di lavoro, qua ti dicono tutti che lavorano per il governo. È come, certo, come quando invece vai a Los Angeles, chiedi a una cosa fai. Sono tutti nel cinema. Faccio l'attrice, attore, e qui sono tutti, muove tantissimo la politica, no? Però è una città molto internazionale, è bella, ci sono tante zone carine, c'è Georgetown, che è dove c'è anche il college famoso di Georgetown. Stupendo. È una zona se molto ti capita bella. Un giorno, guarda, io da piccolo avevo una cosa a cui ero affezionatissimo, poi ovviamente crescendo l'ho dovuto abbandonare, ma non l'ho mai più ritrovato, cioè non volevo venirla a prendere lì, la felpa di Georgetown, quella col bulldog. Bravo, il bulldog. Mamma mia, era uno spettacolo. Se ti capita, prendila, un giorno vengo a trovarti e...
Sì, sì, quando uno va in vacanza e poi ti do i soldi. Ah, no, 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 no. Come fa quando uno va a trovare gli amici? Beh, L, metto tutto grosso. Metto tutto, okay. Adesso tutto Georgetown grosso. Dovrebbero regalartela una felpa, Dani. Adesso Georgetown, voglio dire. Cavolo, bene, noi non facciamo gli accattoni. Vado lì al negozio, la prendo, la compro, sia per me che per Ali, e siamo perfetti. E poi, esatto. Ma ne hai girati un po' di città lì comunque, eh? Hai fatto un bel giro. Ho fatto New York, Denver, Los Angeles, Oklahoma, Atlanta, Boston e adesso Washington. Ma perché tuo fratello non te lo porti dietro? Perché è a Detroit? Perché mi sta sui coglioni. No. È per quello. Esatto. Ma io penso che lui sto podcast non lo vuole fare, io lo obbligo tutte le settimane a venire a fare sto podcast. No, non vuole farlo. In realtà non ci segue neanche nessuno, cioè proprio così lo facciamo. Vabbè, per... ma è un inizio. No, ragazzi, dai, non dire così che qualcuno ci segue. qualcuno ci segue, dai. Ma ti ricordi, voglio dire, adesso c'è andata di culo che è venuto anche Ale e ci dà una bottarella anche lui, ci aiuta qualcuno. Sì. Stiamo a posto. No, ti ricordi a New York che ci siamo visti? Io e te era forse la prima settimana che tu eri arrivato in America da giocatore di NBA. Io stavo girando una roba per MTV là e ci eravamo incontrati. Tu eri appena arrivato da Milano e mi ricordo che eri ancora sconvolto del fatto che nell'NBA ti lavano la roba, arrivi e trovi tutto pronto, la macchina che ti cioè rispetto al sì, sì, al mi ricordo che pensa, adesso sono un po' migliorati anche in Italia e cose, sì. Ma a Milano noi, mi ricordo, sia le giovanili ma anche in Serie A, c'erano dei giorni che noi ci portavamo la roba da lavare a casa, te la lavavi e la usavi per l'allenamento del giorno dopo. In Serie A, quindi adesso penso che molte società sono più organizzate, però era stato un po' uno shock. Infatti mi dicevano, ma cosa fai? Porti a casa la roba, la vuoi rubare? Se vuoi te la diamo noi da portare a casa. No, guarda, voglio portarla a casa per lavarla. No, tranquillo, facciamo noi, tu non fare niente. Avranno pensato, che umile. Sì, che umile questo ragazzo. Ma tu pensa che in NBA lavano anche le cose degli allenatori. Io adesso alleno sono degli allenatori per i Detroit Pistons, e lavano anche le mie di robe, quindi perfetto. I giocatori sono passati anche agli allenatori. Sì, spettacolo. Sì, livelli super. Allora, hai menzionato MTV. Com'è stato essere un po' la star di MTV in quegli anni? Erano belli anni. MTV era una figata. MTV era al top, cioè era proprio il canale che non ci hanno, quelli grandi, diciamo, non ci hanno mai preso sul serio, però non si rendevano conto che i ragazzi guardavano tutti MTV. È forse come fare un po' un paragone tra la TV in generale oggi e TikTok e Instagram, no? Nel senso, i ragazzi guardavano MTV. Erano begli anni perché ero un ragazzo anch'io, quindi ero giovane e venivo da Tortona e di colpo mi trovavo a lavorare in un contesto dove ti mandavano a girare il mondo, no? E pagato, che mi sembrava una follia. Quando lo raccontavo ai miei amici a casa non ci credevano. E quindi no, sono stati anni spettacolari dove hai conosciuto di tutto, di più. In più facevo TRL, che era un programma famoso anche in America, no? Quindi quando magari una star veniva in Italia, veniva volentieri a TRL perché sapeva di cosa si trattava, quindi avevi Beyoncé, Justin Timberlake, Britney Spears che passavano di lì un giorno sì, un giorno no. Era uno spettacolo, io mi ricordo benissimo, era una figata, io lo seguivo, era una figata. E poi, non essendoci internet, era l'unico modo per vedere i video che ti piacevano, le canzoni che volevi sentire, era l'unico modo che c'era. Sarò troppo giovane, ma RTL non so cosa sia. TRL. TRL era l'acronimo di Total Request Live, era un programma da Times Square a New York, poi ogni paese aveva il suo, noi lo facevamo da Piazza Duomo, e era un'ora in cui facevi vedere la classifica dei 10 video più votati da chi guardava MTV, e ogni giorno c'era un ospite, ma appunto di questa caratura qua. Ma tu hai visto che sei esperto sia di TV che di radio, tra le due tu cosa preferisci? Allora, la TV è un po' più un lavoro, la radio è proprio una roba bella, è un posto dove vado quasi e mi scarico, no? Poi io ho un orario dove è la prima cosa di lavoro che faccio al giorno,
È come per me fare riscaldamento, stretching, andare in radio, no? Sì. Mi inizia un po' la giornata, è molto personale. Ecco, lì è proprio senza filtri, un po' come fare un podcast più o meno oggi, no? La vivo abbastanza così. La TV è più lavoro, sì, però insomma Ma dipende, anche lì puoi fare delle cose divertenti. quindi la frase video kill the radio The star è Radio vera? Star. Video kill the radio star e poi TikToker kill the TV star e poi arriverà Esatto. qualcuno che ammazzerà i TikToker e si inventeranno una nuova tecnologia che chiuderà TikTok, insomma. AI. È un circo. Esatto. Allora, siccome ultimamente Fede, non so se hai seguito, però c'è stato un video interessante di Ale che parla di una persona che non si è presentata in studio per motivi magari non validi, non diciamo nomi, però è una No, cosa ma molto. magari stava male. Sì. Esatto, magari stava male veramente, però è stata una cosa molto simpatica e infatti mi sei piaciuto tantissimo e sono dalla tua. Allora, di ospiti ti chiedo, visto che ne hai intervistati tanti e tanti ancora ne intervisterai, qual è quello che vorresti intervistare che non è mai venuto o non è ancora Ah, sì. intervistato? Oppure un altro invece. Magari non devi fare un nome, però una che hai intervistato e dopo 5 minuti hai detto: Madonna, questa non voglio, non vedo l'ora che finisca tutto. Allora, andiamo con ordine perché c'è tanta roba. No, intanto io vi invidio tantissimo che state lì in America perché, per esempio, è successa questa cosa, doveva venire Belen, poi non è venuta perché non è stata bene. E noi No, abbiamo è fatto a colpa quel mia, era punto, fuori con me, era colpa mia, scusa. ero uscita con te. Esatto. A quel punto ci mancava un pezzo di trasmissione, mi ha detto, facciamo una roba dove in realtà ci prendiamo anche un po' in giro noi perché facciamo quelli paccati da Belen, cioè scherziamo un po' così. Ed è una roba che ha uno spirito totalmente divertente e lì dove siete voi siete un po' i maestri di questa roba qua. Qui in Italia diventa subito un attacco, ah, ma non c'era nessun attacco, c'era la voglia di prendersi un po' per il culo tutti insieme. Di gente che non è mai venuta e che mi piacerebbe, io sono un grande fan degli Oasis, quindi Liam Gallagher mi piacerebbe che un giorno fosse seduto davanti a me e se vogliamo Fede, te, rimanere. non so che non è musica che tu No, ascolti, ma gli cazzo, Oasis se non sai sono un neanche gli gruppo della Oasis. Madonna. No, adesso spengo, adesso metto giù. Ragazzi, state parlando con la Purtroppo. Gen Y, Gen Z, sono Gen Z, ragazzi, sono leggermente fuori dalla vostra generazione. No, ho capito, ma neanch'io c'ero quando c'erano i Beatles, però li conosco. Cioè, gli Oasis sono, Comunque, Fede, Maybe ascoltali. Ogni no. tanto, se sei 5 minuti No, oggi, adesso stasera ascolti. ti mando dei Bravo, link, no, esatto. sentili, sentili, sentili. Tu cosa ascolti? Post Malone? Io? Little Baby, Da Baby, tutte le trappate americane, per forza. Allora ti mando Cioè, qualche link perché degli io vedo le Oasis. trappate americane e poi mi sposto sui trapper italiani che copiano quelli americani alla fine. Quindi io in teoria sono in front of the wave, Ma come ti probabilmente. dicevo prima, anch'io in Italia io copio quelli che fanno le cose lì, fanno i late night lì da voi. In Italia da noi arriva sempre tutto un po' dopo, facciamo sempre un po' il tentativo Esatto. di emulazione. E quindi lui, per stare in ambito sportivo, ti direi Ibra, A che non è mai Ibra non è venuto. Però mai magari, no, venuto. Ibra no, però magari esatto, è un po' più probabile, magari può essere che un giorno capiti. E dai, visto che parliamo con te, che è uno degli idoli, Michael Jordan. Michael. Michael Jordan, quello è il sogno irrealizzabile che sarebbe bello un giorno intervistare. Io devo dire che l'ho incontrato un po' di volte, però c'è stata una volta particolare dove ho fatto veramente una figura di merda perché non sapevo, sono rimasto senza parole. Lui mi diceva anche delle cose, era il primo anno che mi ero fatto male alla schiena, il primo anno da matricola a New York, lui era preparatissimo, sapeva, mi piace molto come giocatore, mi raccomando, lavora tanto sulla schiena, spero che riprendi presto. Cioè, Michael Jordan No, che vabbè. dice a me il primo anno, mi raccomando, lavora Sì. sulla schiena, so che non stai bene, ci ha detto a Dai, la Michael, follia, la follia. follia, e io gli dicevo sì con la testa, non sapevo cosa dirgli, quindi ho fatto una figuraccia, però la volta dopo che l'ho incontrato sono stato un po' più bravo a parlare, Beh, cacchio, però comunque ti anche lui. vedo ogni tanto parli benissimo, cioè adesso sei praticamente madrelingua. Piano Sì, piano, ma parla ero. abbastanza bene, No, madrelingua, ma no, ma ti piano. vedo anche quando. Esatto.
Ogni tanto i commentatori ti davano la cuffia. Ho visto un paio di video dove avevi la cuffia. Non so se era qualche partita di esibizione, perché non penso si possa fare durante la season normale. Sì. Ti avevano dato la cuffia in collegamento e parlavi con i commentatori in studio Sì, durante una partita. ogni tanto ci danno il permesso di fare queste cose Ma qua. durante le partite di season? E a volte capita, praticamente se sei infortunato, capita che ti invitano appunto perché c'è la radio, c'è la televisione, quindi durante la partita chiedi il permesso e loro dicono sì, fai pure No, ma lì durante tipo stavi giocando, eri appena uscito dal campo, ti eri seduto un attimo in panchina, ti hanno messo le la partita. Sì, cuffie e parlavi. capitano anche Sei queste cose casa. Beh, simpatiche fantastico qua. però. Sì, no, una cosa bella che capita ogni tanto è che ci mettono il microfono, scelgono un giocatore. E ti mettono il microfono dentro la maglietta e quindi giochi con il microfono e quindi sentono tutto quello che dici proprio durante la partita. Quindi quella è una cosa Cacchio, comunque con l'intrattenimento ci sanno fare lì, eh. molto carina che si fa. E quindi ogni volta che hai il microfono dici: mi raccomando, ragazzi, ho il microfono, io sono la polizia oggi, non dite niente. Eh sì, ma ma nessuno nessuno ha mai bestemmiato. A parte che lì il concetto di bestemmia non esiste tanto. Però, cioè, se lo facessero in Italia, chiudono i canali dopo al Ah, quinto minuto di sicuro. gioco. Al Sì, quinto minuto di gioco. soprattutto se fanno vedere qualche partita di minors dove magari sono più italiani che americani, perché se fanno vedere partite comunque di Eh Eurolega in Italia sono sì. tanti americani, però se fanno vedere la partita dove sono solo italiani vengono fuori dei bei discorsetti, Infatti. secondo Non male, non male. Kat, allora, sai che ti definiscono il Jimmy Fallon me. dell'italiano? Della bassa padana. Esatto. Quindi vorrei un attimo chiedere com'è stato l'incontro. È stato molto figo, anche quello, guarda, prima quando parlavamo di ospiti inimmaginabili, avrei potuto anche dire lui fino a qualche anno fa, no? In realtà poi sono quelle magie che succedono. Lo abbiamo invitato mandando una mail alla NBC, spiegandogli chi eravamo, cosa volevamo fare, ci hanno risposto, mi hanno detto guarda, lo chiediamo a Jimmy, vi facciamo sapere a breve. Noi pensavamo che fossero quelle risposte prestampate, così invece a breve ci hanno fatto sapere e ci hanno detto guarda, sarebbe molto contento, venite voi qua, eccetera, eccetera. E quindi siamo andati, ci hanno ospitato negli studi. Noi abbiamo girato la sua ospitata nel mio programma, diciamo così, alla fine della sua puntata, però durante la puntata mi ero messo nel pubblico per vedere un po' come lavoravano, no? Per curiosità. E mi ricordo che a un certo punto mandano la pubblicità e durante la pubblicità non ci eravamo ancora mai incontrati prima, però anche lì un po' come Michael Jordan che si è informato, no? Di come stavi, eccetera. Anche lui evidentemente aveva fatto lo stesso, ma anche a me mi sembrava follia. Perché durante la pubblicità mi ha visto, è venuto a salutarmi, ha detto a tutto il pubblico: ah, lui fa il mio stesso lavoro in Italia, adesso dopo la puntata noi faremo delle cose, così. E poi è stato molto generoso, molto figo, molto, molto tranquillo. Ma guarda, ti dico la verità, generoso è l'aggettivo che mi viene in mente, perché sai, magari uno pensa, arrivi lì, fa quello che deve fare, ti dà una pacca sulla spalla e ti manda via. Invece poi siamo rimasti lì a chiacchierare dopo, cioè era bello, bello. Ma quindi adesso due cose, obiettivi tuoi, direi nella vita in generale, sia professionale che non, e poi soprattutto Sanremo si fa o no, Ale? Perché qua è da Eurovision, hai fatto qualsiasi cosa. Sì, no, quello manca. Guarda, non lo so, in realtà sono in un periodo di confusione, nel senso che sto facendo un sacco di cose e non so bene nel futuro prossimo quale sarà la principale. Ho fatto uno spettacolo a teatro, che è una cosa che non avevo mai fatto, uno spettacolo, diciamo, di stand-up, anche se in realtà poi dentro c'è anche musica, c'è un po' di show, ed era una cosa che non avevo mai fatto e che mi preoccupava molto, perché sono un grande fan della stand-up e quindi avevo anche un po' timore. Mentre quando vado in TV faccio le cose abbastanza a cuor leggero, no? Non sono uno che si agita più di tanto. Lì invece ero un po' preoccupato, invece è andata molto bene, quindi adesso il 1° novembre faremo la chiusura di questo tour in un palazzetto, e quindi Bello. magari anche quello in futuro potrebbe essere una cosa che mi piacerebbe continuare a fare. Ho aperto una casa editrice, continuerò a fare televisione finché trovo qualcuno che mi piglia. La radio credo che andrò avanti, insomma, la radio è un amore che credo sia destinato a durare a lungo. Non lo so, non lo so. Bello, 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 dai, ci sta.
Interessante. E tu quando finisci cosa fai? Alleni o no? Basta, non te ne frega più. Assolutamente no. Allenare neanche con una pistola puntata in testa. Pensa che quello che dicevo anch'io, e guarda dove sono adesso. E invece poi, incredibile. Ci sono cascato. A parte gli scherzi, è proprio una cosa che non... cioè, allenare i grandi sicuramente no. Allenare i giovani piccoli è una cosa più bella, secondo me, che mi piacerebbe di più, ma... Non penso sia un'opzione, ecco, non è una cosa che mi motiva particolarmente o che mi piace particolarmente, ma ti dico la verità, conoscendo poi adesso, avendo conosciuto un po' il sistema allenatori, le cose che deve essere bravo, che deve avere un allenatore, così, io non sono tanto bravo a fare l'allenatore, ti dico la verità, cioè, secondo me sono persone che hanno delle qualità, che devi avere delle qualità che io non ho. E quindi non penso. Niente, ti ritiri a pensione meritata. Sì, potrei ritirarmi in quel di Graffignana, nella cascina di Graffignana. E via, esatto, olè, e si torna. Sai che il mio dirimpettaio di casa è Ale Matri, che è di Graffignana anche lui. Ale abita all'inizio del paese e noi alla fine dall'altra parte. Vedi. Anzi, Graffignana è sforna dei talenti. Quanto talento in un paesino così piccolo. Esatto. Allora, siamo già arrivati a mezz'ora, quindi ho una domanda per te, Kat, e poi lascio lo spazio a Dani. La mia me l'hai già rubata, l'hai già fatta te prima, quindi ci ha già risposto Ale alla mia. Quindi la mia ma in realtà, secondo me, porterebbe a... però non gli hai chiesto se qualcuno di morto, quindi... cioè di morto, che non c'è più, quindi potresti anche rifargliela. No, volevo chiederti se ti sei ispirato a qualche conduttore italiano, il tuo obiettivo durante l'inizio della tua carriera? Allora, non nello specifico, anche perché ho iniziato talmente giovane che non ero neanche ancora in grado di considerarla una carriera. Io ho cominciato a 19 anni, quindi è proprio rimasto tutto un gioco quasi per i primi 10. L'ho fatta veramente senza pensarci. Credo mi sia rimasto attaccato però quello che guardavo in TV da piccolo, no? Io sono cresciuto con il... allora, se non sai cos'è TRL e gli Oasis, credo che il drive-in, stiamo proprio parlando di preistoria. Io son cresciuto col drive-in. Tutte cose che puoi studiare, Fede. Cioè, assolutamente sì, dovrò studiare. YouTube, puoi rivedere Mai dire gol lo conosco, attenzione, okay, lo conosco. Ok, allora io conosco. Quindi drive-in, mai dire gol. Poi sì, guardavo Paolo Bonolis, a un certo punto c'era Fabio Volo, cioè cose che guardavo, vedevo che mi piacevano, non le ho mai prese come un riferimento, però evidentemente poi ti rimane un po' attaccato, no? Quando inizi a fare una cosa che non hai mai fatto, cerchi un po' di imitare chi hai visto. Dani, ma te non hai fatto uno scherzo telefonico a Fabio Volo, se sbaglio, no? No, io ho fatto uno scherzo telefonico a... adesso mi fai anche fare una figuraccia, non mi ricordo il nome. No, quello che... Chi cantava a chi? Fausto Leali. Fausto Leali. A Fausto Leali. Ah, certo. Ma lo scherzo era stato... Ma l'avevo visto ieri. Da Pio Amedeo, no? Chi era? Pio Amedeo, che mi ha detto: chiamiamo questo nostro amico qua. Però sai, il nostro cellulare in America non funziona, possiamo usare il tuo? Io come un pirla, sì, va bene, usiamo il mio. Chiamiamo questo ragazzo. E chiamano questo ragazzo e lo convincono a dire a chi è a cantare la canzone, e tutti assieme a sto cazzo. Alla fine della telefonata, sai cosa vuol dire? Che Fausto Leali per le 3 settimane seguenti mi ha chiamato tutti i giorni per insultarmi, probabilmente, ma io non rispondevo, però mi chiamava. Quindi è stato uno scherzetto, insomma, che è durato un po'. Infatti, è durato un po'. No, ma invece, Fede, io pensavo, invece che fare la mia solita domanda, io vorrei chiedere se Ale può rispondere. C'è una cosa molto particolare che è successa ad Ale, Fede, non so se lo sai, ma vorrei capire tecnicamente come hai fatto a sgamare tua figlia Nina che voleva il cellulare. No, beh, ma facilissimo. Lei pensa di venire a rubare a casa dei ladri, ma è... No, facilissimo, perché è da un po' che Nina è arrivata all'età in cui alcuni suoi compagni hanno il telefono, noi stiamo cercando un po' di resistere sul telefonino prima che si rincoglionisca così
tutto il giorno lì davanti. E un giorno però ha beccato il telefono di mia moglie senza una guardia, diciamo, davanti, e ha pensato di mandarmi un messaggio fingendosi mia moglie, dicendo: ho pensato che Nina è diventata veramente matura ed è pronta ad avere un telefono cellulare. E io non ci sono cascato neanche un secondo, ho scritto: dai Nina, smettila, ti prego, ma veramente, non ci provare neanche con me. Però ho apprezzato il tentativo è stato È spettacolo però, sì, il furba, tentativo è furba. stato. Beh, ma le donne sono molto più furbe. Sono, no, guarda, ci mettono in tasca. Grande, dai, siamo arrivati alla fine anche di questa puntata. Spero vi sia piaciuta. Lasciate like, condividete, commentate. Grazie a te, Kat, per essere stato con noi. E alla prossima. Ciao Galli, ti Ciao. voglio bene. Ciao 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 ciao. Fuori dal blocco, prendo la palla, tiro da tre. I due fratelli spiegano il gioco solo per te. Apri le ali a testa alta, segui il podcast. Gallinaria, cresta alta, questo è il podcast.